con lei, perché in Italia alcune persone non ti votano perché sei onesto, purtroppo è così, quelli sono onesti, quindi forse è meglio non votarli. C'è troppe persone ancora che vivono in un sistema che purtroppo è un campo, dovunque, in Umbria, in Piemonte, in Sicilia, lo vedete, gli scandali di ogni tipo. Io però mai avrei pensato di poter, grazie al lavoro di tutti quanti, dell'opinione pubblica, del portavoce alla Camera, di costringere con l'opposizione, quindi con il nostro ruolo, le dimissioni di un ministro potentissimo come lui. Io mai avrei pensato che i cittadini entrati lì senza esperienza, nel giro di 2 anni, senza Beppe Grillo, perché Beppe ha dato un là, poi il movimento sta andando avanti con le proprie gambe, avrebbero riempito le piazze di tutta Italia, di tanti giovani, meno giovani, persone che sono qui perché ci credono, non perché si votano, perché evidentemente seguite il nostro lavoro attraverso la rete, e anche attraverso la rete stiamo riuscendo anche a rompere una barriera di disinformazione. I nostri interventi vengono condivisi da centinaia di migliaia di persone, e tante persone sanno quello che noi facciamo alla Camera, cosa che prima era impossibile sapere, oggi lo riusciamo a saperlo grazie alla rete. Ci organizziamo, facciamo pressione, già stiamo ripulendo poco a poco la Repubblica, a prescindere dal fatto che il Movimento vincerà o vincerà i numeri. L'Umbria sarà difficile perché molte persone votano il Partito Democratico pensando che sia una squadra di calcio, per cui sono del PD e voterò tutta la vita il PD. Stanno nel PD perché pensano di poter cambiare il PD dall'interno. Guardate, io ve lo dico con tutto il cuore, questa è un'utopia. Oggi se volete cambiare il PD dall'interno, purtroppo sembra una battuta, però vi dovete far arrestare. Lo potete cambiare dall'interno, sì, nelle galere. Perché il Partito Democratico che non c'entra nulla con la guerra, con la gente, niente, purtroppo è finito in tutti gli scandali, in questo sistema che poi ha spiegato molto molto bene Luigi, del sistema appunto delle cooperative, penso se voi lo conoscete bene, in Umbria, e poi garantiscono pacchetti di voti appunto al sistema, in cambio ricevono degli appalti truccati e lo scambio della corruzione. Tante persone oggi si parla più di immigrazione che di corruzione. Per carità, l'immigrazione è una problematica che occorre risolvere, assolutamente, e non è da razzisti dire che occorre e istituire delle quote ai migranti e rifugiati asilo in tutta Europa. È la nostra proposta di mozioni approvate dal Parlamento. Però io dico che se gli italiani che hanno quest'odio nei confronti dello straniero e del diverso provassero lo stesso odio nei confronti del politico ladro, questo sarebbe... dello stato sociale, la sanità, la scuola, viene la corruzione, se ci pensate, questo significa corrompere, rompere in tanti pezzi, cioè quello che le nostre scuole sono state distrutte in tanti pezzi, la sanità pubblica, i trasporti. Io ci ho preso il treno regionale da Roma a Castiglion del Lago, ritardi su ritardi, treni fatiscenti, e ogni volta che prendo il regionale